Presidente Lolli, oggi avete presentato un importante progetto in collaborazione con la FIRA, la finanziaria regionale per lo sviluppo di attività produttive nella nostra regione. Sono 13 milioni di euro che noi mettiamo a disposizione di un bando, è un bando europeo, complesso ma importante. Lo possiamo fare finalmente perché la FIRA nel frattempo è diventata una società in house, essendo diventata in house ci possiamo muovere in maniera più rapida, più flessibile. FIRA a sua volta nel bando individuerà un soggetto attuatore che è uno solo, quindi noi ci auguriamo che i confidi abruzzesi, se vogliono partecipare, si mettono insieme, si leghino tra loro, debbono avere al loro interno, nella loro compagine, un soggetto 106, cioè un soggetto che sia autorizzato dalla Banca d'Italia a svolgere politiche di ingegneria finanziaria. L'obiettivo è uno solo, piccole e piccolissime imprese, perché lì c'è il problema della maggior parte della criticità in Abruzzo, non solo per poterle far sopravvivere, perché oggi hanno problema di questo genere, ma anche per spingerle a innovare e a mettersi insieme. Si tratta di fondi comunitari che verranno gestiti da FIRA, che si è occupata di elaborare un bando europeo, qui sottolineo anche la complessità dell'operazione che ha condotto FIRA e le sue professionalità interne, e 13 milioni di euro saranno finalizzati a prestare idonee garanzie mediante la selezione di intermediario finanziario idoneo per qualità e per requisiti finanziari affinché possano sviluppare per la piccola impresa abruzzese, prioritariamente per quelle in difficoltà, 65 milioni di euro circa di credito bancario.